Salve a tutti e ben ritrovati. Sono sempre Michele Cammisa e in questa sessione vorrei concludere la modellazione già iniziata la scorsa volta sulla scala a chiocciola. Sostanzialmente la parte di modellazione dell'oggetto è già stata fatta. E io riprendo il modello appunto interrotto nella scorsa sessione e in questa sede vorrei invece farvi notare delle criticità legate alla costruzione di questo modello, criticità che non ci consentono di gestire i parametri e quindi di stabilire delle relazioni che noi vogliamo in fase di design, in fase pre-progettuale. Ad esempio, banalmente, se io vado a verificare la misura tra la distanza tra due pedane, ottengo un numero che non sarà un numero che io riesco a gestire direttamente in fase di modellazione, ma sarà un numero frutto di una divisione tra una distanza imponderabile e il numero di scalini. Perché dico imponderabile? Perché sostanzialmente questo dipende dal fatto che noi abbiamo scelto nella ripetizione guidata dalla curva e quindi guidata dall'elica, abbiamo scelto un'elica che si trovava in una posizione differente da quella che interseziona il primo elemento, il primo foro. E d'altra parte, possiamo notarlo mettendo in modifica la funzione, abbiamo anche un'imponderabilità sulla posizione finale che non riusciamo a determinare e quindi in qualche modo abbiamo un parametro fuori controllo. Quindi non sarà sufficiente modificare il numero di istanze per poter portare ad una posizione precisa i nostri scalini. Per far questo dobbiamo ripensare questa ripetizione. E per far questo, scusate il gioco di parole, dobbiamo partire da una spirale, da un'elica che intanto abbia inizio dalla sede del foro stesso, dal centro del foro, e che poi abbia dei parametri di controllo che ci consentano di definire delle dimensioni. Più semplici a vedersi che a farsi, per cui ve lo illustro. Allora, intanto abbiamo bisogno di costruire un'elica che parta da questo punto. E per farlo abbiamo bisogno di un piano su cui andare a schizzare il cerchio di base. Il nostro piano dovrà passare per il centro del foro, quindi mettiamo prima in evidenza, mostriamo il centro del foro e procediamo scegliendo lo strumento di piano e andando a selezionare un punto della linea e un piano parallelo, quindi il piano top. In questo modo abbiamo ottenuto un piano sicuramente parallelo agli altri piani che hanno determinato la produzione dell'ellisse e passante per il punto medio, per il centro del foro. Possiamo quindi nuovamente nascondere il nostro oggetto. A questo punto, su questo piano andiamo a schizzare il cerchio. Il nostro cerchio, possiamo direttamente convertirlo da uno dei cerchi già precedentemente schizzati e procedere con, al solito, la funzione, di elica. Abbiamo un passo di 2500, di 200 mm e un angolo di partenza che solitamente, non è coincidente con quello del nostro punto. Se aggiorniamo, magari, o scegliamo un altro valore qualsiasi che avrebbe potuto essere, notiamo che portando a zero questo valore non andrà a posizionarsi nel punto desiderato. Il punto desiderato è pari a 360 gradi meno 12 gradi e mezzo. Perché questo valore è sostanzialmente il valore dell'angolo del piano angolato da cui è partito il nostro foro. Proseguiamo, notando che la nostra elica ancora non è adeguata per lo scopo che vogliamo ottenere. Banalmente la nostra elica deborda e finisce sopra, al di fuori del fascione, mentre noi con la nostra elica vogliamo determinare direttamente quale sarà il punto finale, e cioè l'ultimo foro della ripetizione. Per far questo dobbiamo costruire uno schizzo 3D
banalmente convertendo l'entità della nostra spirale, abbiamo ottenuto la nostra curva. Adesso andrà solo relazionata, quindi con delle quote, però siccome siamo nello spazio, uno schizzo 3D, può essere più comoda una gestione tramite uno schizzo di supporto, uno schizzo 2D di supporto. Quindi agganciamo questo punto al piano e rendiamo questa linea verticale, quindi lungo la Y. In questo modo noi abbiamo la possibilità di posizionare la nostra curva in un punto qualsiasi lungo la spirale, l'elica, scusate, e possiamo quotarla anche agevolmente. Supponiamo 2400 mm, quindi andremo in questo caso a posizionare l'ultimo punto e quindi l'ultimo foro in questa posizione a distanza di 2400 mm, che intanto è diventata una distanza sicura, un valore sicuro rispetto al valore imponderabile di prima. Scegliamo un valore che può essere già significativo. Immaginiamo di avere un'alzata di 180 mm e quindi di riprodurla su 13 spaziature. Quindi banalmente facciamo 180 per 13 e otteniamo 2340. Quindi ricordiamoci di dover fare una ripetizione con 14 elementi che hanno appunto 13 distanze, 13, scusate, 13 di intervalli tra le varie pedane. Bene, usciamo dal nostro schizzo e possiamo anche sospendere, diciamo, la nostra funzione di ripetizione guidata dalla curva e procedere con una nuova funzione di ripetizione guidata dalla curva. Sostanzialmente andiamo a scegliere questa volta come portante lo schizzo 3D e chiaramente sempre la faccia normale, cioè la faccia a cui sono perpendicolari i nostri fori, e scegliamo i fori. Se scegliamo il foro della ripetizione, non riusciremo a ottenere il nostro obiettivo, che è quello di far coincidere il centro dell'ultimo foro con il punto finale da noi determinato. E questo perché a quel punto la posizione del foro non è più coincidente del secondo foro, e quindi questo va a penalizzare tutta la ripetizione, non è più coincidente con l'inizio del nostro percorso. Quindi va scelta un'altra strategia, va considerata come funzione di ripetizione il primo foro. Scegliamo un numero di ripetizione, abbiamo detto pari a 14, e andiamo a congelare anche la ripetizione, la prima ripetizione lineare, oppure banalmente a sostituirla. Ne creiamo comunque una nuova e come direzione prendiamo sempre la direzione precedente, e come funzione da ripetere questa volta prendiamo direttamente la funzione di ripetizione. Invertiamo la direzione, scegliamo 100 mm e in questo caso notiamo che abbiamo ottenuto il nostro obiettivo. Bene, e se torniamo, nascondiamo qualche elemento in più. Se torniamo nell'assieme, la nostra funzione di ripetizione potrebbe dare qualche problema perché era stata precedentemente agganciata con un'altra sessione, e quindi ci possono essere dei problemi legati a dei vincoli per delle fasce che ormai sono scomparse, essendo i fori 14 e non più 13 come nel caso precedente. È quello che succede. E noi andiamo prontamente a restituirgli una faccia corretta per la gestione del vincolo. Procediamo aggiornando anche la funzione di ripetizione, quindi riagganciando nuovamente il nostro oggetto, e a questo punto il numero di istanze dovrebbe essersi aggiornato. In realtà non si è aggiornato, quindi rientriamo nella funzione e ripuliamo, scegliamo i componenti da ripetere, 1, 2,
due. Leviti, il corrimano chiaramente no, e scegliamo come funzione di guida la nuova funzione, perché chiaramente nell'aggiornamento io non ho sostituito la vecchia versione, ma ne ho creata un'altra di funzione, quindi è più corretto, però la diretta mi dà un errore. Ah, che rileviamo prontamente perché ho scelto la ripetizione sbagliata. Ho scelto la ripetizione lineare con la quale avevo creato il secondo ordine di fori. Quindi ripristiniamo il tutto scegliendo il foro corretto e abbiamo ottenuto la nostra scala con la spaziatura con il parametro che volevamo. Siamo sicuri che questa distanza sarà 180. E infatti il nostro sistema visualizza questo valore, quindi è un valore che noi ci aspettavamo. Altro parametro di controllo che possiamo gestire con questo tipo di modellazione è l'attacco della nostra scala, perché noi abbiamo definito un parametro col quale gestire l'inizio dei nostri gradini e che possiamo modificare in modo parametrico è sempre definito. Quindi per far ciò è sufficiente variare l'angolo con il quale noi abbiamo creato il primo elemento, cioè l'angolo del piano che interseca il nostro fascione. Portiamolo per esempio a 11 gradi e ricordiamoci però, se non vogliamo mettere un'equazione, di andare a modificare anche la nostra elica, perché la nostra elica è stata fatta con un angolo di 12 gradi e mezzo, e quindi un angolo di attacco di 12 gradi e mezzo, e quindi anziché 347 e 50 dovremmo considerare 360 meno 11, e quindi 349 gradi. A questo punto, in questo modo abbiamo ripristinato il corretto attacco. Rientriamo nel nostro modello di assieme e vediamo che abbiamo spostato leggermente il gradino e quindi accostato al fianco del fascione. L'ultimo elemento invece è rimasto sempre nello stesso punto, per cui la sua posizione è già corretta. Lavorando sui parametri che definiscono il sistema, io posso agevolmente trovare una configurazione in cui ho un compromesso dei parametri geometrici, cioè dei parametri di progetto, scusatemi. Quindi, sostanzialmente, l'obiettivo di questa sessione, che era quello di ottenere dei parametri certi con cui assegnare le caratteristiche della nostra scala, è stato ottenuto fondamentalmente lavorando sul fascione e costruendo una ripetizione guidata dalla curva più razionale perché con inizio direttamente nel punto di attacco del nostro scalino e con un punto finale definito da noi tramite un parametro che ci ha consentito di poter equispaziare correttamente i nostri scalini. Bene, io spero che anche questa sessione sia stata in qualche modo utile e ovvio anche di vostro gradimento. Vi aspetto come sempre, alla prossima, a presto!